Tre idioti, un programma radiofonico, 1000.000 ascoltatori, una mucca. Radio Ca' Foscari presenta Il Pube in primo piano, condotto da più cinghiale che uomo, Nick, mezzo anni 50, mezzo nonno, Lorro, l'uomo con poteri da persona, Sio. Amano le donne, i soldi, le macchine veloci e le fiere di paese! Yeeha! Oh, l'uomo melanzana e l'uomo persona stanno smanettando al mixer con totale incapacità. Beh, siamo arrivati in ritardo anche oggi, quindi bisogna capirci un attimo. Abbiamo questi tempi tecnici da rispettare. Ed ecco di nuovo che siamo in diretta, per fortuna stavolta sì. Ah, perché prima non eravamo in diretta? No, benvenuti sul Pube in primo piano. Benvenuti davvero sul Pube in primo piano. Pare che prima non fossimo in diretta. No, eravamo certo soltanto molto silenziosi. Ah, ok. Sì, va bene, volevamo fare un minuto di silenzio per noi stessi e la diciamo morte che ci dei siamo, nostri cervelli. Ci siamo insinuati nel lunedì dei nostri ascoltatori in maniera molto furtiva. Sì, subdoli come al solito, proprio come ci piace a noi. Subdoli o subacquei? Subacquei, oggi abbiamo un motivo di più per esserlo, esatto. Peraltro, e spieghiamo. Oh, ma ragazzi, acqua in bocca. Questa è una battuta molto scontata, ma Nick l'abbiamo comprato a un discount, dunque va tutto bene. E anche quindi questa era una battuta molto scontata. Tra l'altro, tu sei una persona molto stupida. No, molto scontato. Io ero al 3x2. Ah, batti becchi solo su Radio Ca' Foscari. Batti becchi solo nelle gabbiette degli uccellini di Radio Ca' Foscari. Che chiaramente battono. Abbiamo il monopolio e la lobby degli uccellini nelle gabbiette. Bah, direi. Comunque, ricordiamo che oggi il Pube torna a un vecchio trend. Che volevo dire trend. Esatto. Siamo ultimamente drogati in diretta. Esatto. Torna al vecchio trend, insomma, la vecchia formula con ospiti. La vecchia forfora. E soprattutto, sì, non abbiamo più soldi per lo shampoo. Se voi da casa avete un minimo di pietà, inviate i soldi a conto corrente CCPPVV. IBAN Co. CCPPP. Allora, perché è vero. Allora, ragazzi, introduciamo il primo argomento della serata. La serata è vera o la serata esiste? Ma io ti risponderò con una domanda. La birra è rock? Ma soprattutto la serata può essere sugo. Ma soprattutto il rock può essere una roccia? Perché le rocce sono anche Geodude. Geodude solo sul Pube in primo piano. Ok, questo discorso sta andando troppo, sta sfociando proprio nel grande mare della casualità. Sì, però sai che finché non andiamo a toccare un copyright protetto come i Pokémon, rischiando di essere querelati, non siamo mai soddisfatti. Ma io adoro le querele. Ma cosa sono quelle facce preoccupate, ragazzi? No, le la faccia preoccupate. Io perché stavo pensando a quanto ci manca parlare di Andreotti. Caro lui. Quanto abbiamo rischiato durante quelle puntate, quando gli telefonavamo. Scusate, piccola parentesi, era proprio necessario chiudere la finestra. Io stavo chiedendo la stessa cosa, alla prima... Per fortuna, ospiti che introdurremo poi ci stanno aprendo la finestra. Grazie. Questi ospiti che introdurremo poi. Questo. Giusto perché la zoofilia non viene mai nascosta al Pube in primo piano. Quel gabbiano ha addentato un cane. Esatto, e se lo sta portando via in volo. Oh, guardate. Il cane, il gabbiano o il gabbiano, il cane? Il cane ha addentato un cane. Un'otaria sta mangiando il gabbiano col cane. Questo è l'amore dell'otaria. Esatto. Un'otaria, no, ok. Che animale triste che è l'otaria. Vero, un po', sì. Che canzone triste è la fiera dell'est. È come la versione triste della foca. Sono come quei programmi esatto. Plagio che, insomma, sono cose di la versione fatta male, che sì, di conseguenza si piange addosso. L'otaria. Poi chissà, povera magari l'otaria. Scopriremo un bel giorno che l'otaria è venuta prima. Ma poi, come dicono sempre i saggi, è venuta prima la foca o l'otaria? Esatto. O è venuta prima l'otaria o l'uovo della gallina otaria? Che ricordati, gallina otaria aliena, se esatto. Posso precisare. Vabbè, ma quello è sempre sottinteso, ragazzi. Peraltro, non dimentichiamoci che questa mattina, cosa stai guardando, Nick? Piccioni che volano vicinissimi alla allora, nostra finestra. Allora, perdonatemi, cari ascoltatori, se ogni tanto mi interrompo, ma avere davanti Nick che riesce a subirsi per dei piccioni. Vabbè, ho capito, stavano per entrare. Mi viene da pensare che abbia visto qualcosa di eclatante. Quelli sono gabbiani. Comunque. Hanno imparato a fare il verso dei piccioni. Ragazzi, non dobbiamo dimenticarci di una cosa in questo lunedì mattina. Di cosa? Io ovvero non me la ricordo. C'è una ricorrenza molto importante per una persona molto speciale, ma non esatto, non dobbiamo dire nient'altro. Cioè, c'è una abbiamo una sorpresa. Speriamo ci stia ascoltando. Esatto. E se non ci sta ascoltando, vai a non si dice, va bene, a quel paesello. L'abbiamo detto. Ecco, mi sono sfogato. Ecco, io vado un attimo. Beh, ma diciamo innanzitutto io faccio la mia parte
canonica nel ricordare come contattarci. Carissimi ascoltatori, mandate una mail a... Il pube ah, non mi ricordo più la mail. No, stavo calcolando fra quelli me... No, il pube in primo piano, @radiocafoscari.it. Mi raccomando, mettete l'accento sulla T, perché sennò le email non arrivano. Esatto, mi sembra corretto. La cosa, ricordiamo che l'oggetto deve essere pregno di insulti verso i tre conduttori di questa trasmissione. Esatto, anzi c'è uno dei nostri ascoltatori che ormai è una guest star per le... Guest il star, fantomatico Andrea Giacometti. Con i suoi lunghi complimenti. Che salutiamo. Che vengono sempre citati letti malissimo in maniera scorretta da Nick grazie alla sua incapacità di leggere la lingua italiana. Ed è bello perché avevamo pensato, ehi, magari se ci mandano dei componimenti potremmo leggerli in modo gratuito e molto chissà, bene. Se invece buon no, Zan... abbiamo deciso di farli partire. Esatto, stavo pensando proprio a quello. Buon Zan, se ci stai ascoltando, batti un colpo. E ha battuto un colpo, quindi aspettiamo i tuoi componimenti, carissimo. Aspettiamo i tuoi componimenti o mandiamo una bella canzone? Ma ragazzi, con cosa ci vogliamo deliziare oggi? Gelato alla fragola. Io voglio una torta. Ok, oltre al languore che vi assale. Droghe fiere pesanti? Di paese? Ok, come al solito i miei tentativi. Oh, salamelle. A proposito, ho voglia di suicidarmi. Ehi, sì, siamo all'ottavo minuto più o meno, hai ragione. Facciamo un piccolo applauso a Lorro. Il mio orologio biologico è come al solito precisissimo. Precisissimo o... Quale... E quindi mandiamo una canzone, ragazzi. Ma chi sceglie la prima, peraltro? Io, che sono stato l'unico che ne ha portate, perché io vi ho mandato una circolare rotonda. Benvenuto a Giovanni Rana. Come al solito, ospiti che cadono dal cielo. Salutiamo Giovanni Rana, che è appena arrivato qua con noi. Ciao Giovanni. E ci ha portato dei tortellini in omaggio. Vero? Ti ringrazio, sono quando molto buoni. Capirà che odiamo i suoi tortellini. Manda sta canzone sia. Ascolta. Allora, facciamo una cosa fichissima. Fammi una domanda. Domanda. E io mando i The Answer.
Quanto proprio di questo. C'è appena la Vara che ci scrive che oltre a belli belli in modo assurdo, abbiamo anche degli ottimi imitatori di animali. Sì, beh, questo è sicuramente vero. Quindi penso si riferisse a te. Questo è sicuramente vero e questo è sicuramente... E soprattutto ringrazia la Bara per i complimenti che ti ha fatto. Ringrazio la Bara perché mi ospiterà fra un po' di anni. Ciao Bara e Fra, ti amiamo a bis. Tra le sue braccia. Ricordiamola con affetto, è stato uno dei primi nostri primi ospiti. È venuta con noi. Esattamente, l'esimia Martina Baradel, presidentessa dell'associazione persone che adorano tira. Purare tugni vincendi. Esatto. Sì, o smettila di ridere. Ma l'abbiamo sempre avuto. Sì. L'abbiamo sempre avuto, non l'abbiamo mai usato. Ma non usiamolo più. E quell'effetto con un tasto rosso luccicante con scritto non premerlo, per favore, era capricciante. Sì, dislessia, solo lunedì mattina. Ah, in vero e condito. Primo piano. Parole inventate solo sul pube in primo. Beh, le risate che sentite in sottofondo, cari ascoltatori, sono finte. Sono registrate. Esatto. Esatto. Abbiamo creato un piccolo effetto continuo, un loop di risate. Okay, così ragazzi, la trasmissione sembra più autorevole. No, diciamolo. Abbiamo creato un robot senziente che ha le fattezze di un essere umano. Brutto. L'orro! Brutto. No, non parla di me questa volta. No. No, lui è un robot brutto e basta, non è senziente. Allora, passo un attimo il microfono al... Aspetta, mettiamo una musichina di... benvenuto. Ok, ma sicuro che... Benvenuto! Quello era il benvenuto? Benvenuto sì. A me! Buongiorno a tutti! Buongiorno! Cari ascoltatori! Allora, introduciamo il dottor Esimio Buongiorno. Sì, buongiorno anche a lei. Allora, e caro... era il mio cognome. Sì, caro Michael Nicholas Buongiorno. Buongiorno. Lei è qui in qualità di veste di presidente di... Buongiorno. Di Buongiorno, oltre che di Buongiorno... La stirpe dei Buongiorno nel mondo, penso, che rappresenti sia qui a... Anche cioè, quello, quella, no. La lobby dei presentatori di come si chiamano... Si il chiama. Venerdì anche di buonasera, però oggi, non essendo venerdì, è di buongiorno. Ha senso. È proprio un burlone il nostro ospite. Chi se ne frega. Tra l'altro ricordiamo che, come al solito, il pubblico in primo piano rispetta dei criteri molto rigidi per la scelta dell'ospite. Esatto. In pratica lunedì mattina quando ci troviamo, ci svegliamo dalla sbronza e ci rendiamo conto che non abbiamo preparato niente come al solito. Ma stamattina abbiamo il pub. Raccogliamo per strada qualche disperato di quelli che si affollano qua sotto la radio. E oggi... rimasti dalla sbronza, tra l'altro. Esatto, e quindi questa mattina abbiamo la fortuna di avere con noi l'esimio professor Buongiorno. 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 Lo abbiamo buongiorno. Chiamato tre volte. O la abbiamo facevi? Salutata? Cosa? Chi? Cosa o... Effetti stupendi. Effettivamente sì. E noto con piacere che il professor Buongiorno apprezza i nostri apprezzamenti. Esatto. Che noi apprezziamo lui. Te ne manderemo una scatola. Perché io sono qui per parlare di apprezzamenti oggi. Bravo Sio. Nonostante tutto il discorso. Sì, perché ormai al giorno d'oggi chi ha il coraggio di parlare di apprezzamenti? Bravo. A parte lei, professor Buongiorno. Bravissimo. E Gerry Scotti. Nessuno che ha dei piedi bellissimi. È vero. I piedi di Gerry Scotti ad esempio sono apprezzati. Sì, sono uno di quei simboli dell'apprezzamento alla fin bravo. Fine cioè, sono... Però lì siamo sul facile, lì è difficile non apprezzare. Apprezzare, è vero, sì. È uno di quegli esempi che si fa anche ai bambini, penso. Cioè uno di quegli esempi tipo mamma, ma cosa vuol dire apprezzare? Pensa ai piedi di Gerry Scotti. Esatto, i piedi di Gerry Scotti, cioè, insomma, sono il meglio che c'è. Come la Nutella. E non scuocciolo mai. Non scuocia. E ricordiamoci che uno degli autori più eminenti che ha scritto testi sull'apprezzamento è il citato più e più volte in questa trasmissione, Gianni Scopapapere. Ah, sì, già, esatto, è sempre autore lui. Di saggi, romanzi e svariate altre cacate. E papere. Esatto. Sì, però bene. Aveva un rapporto, diciamo, molto intimo. Ma torneremo più tardi dal nostro ospite per discussioni molto più approfondite sul tema, sull'argomento. Su queste tematiche. L'abbiamo esatto. solo introdotto per farvelo assaggiare. E per non deludervi sul classico botta e risposta in presenza del conduttore Sio. Esatto. Fa ridere perché è conduttore, ma in realtà anche Sio è un disgraziato qua, perché non ha niente da fare. Esatto. Ma sai cos'altro è un disgraziato? Uno senza grazia. È vero. Allora sei decisamente un disgraziato. Tautologie. Radio Ca' Foscari le propone dalle 11 a mezzogiorno. Nick che dice parole di cui ignora significato solo su Radio Ca' Foscari. Non è vero. Allora, tautologia è giusto stavolta. Educhiamo i ascoltatori. Sì, tautologia. Tautologia è un termine che si usa nelle parole e nelle frasi, o no?
Sì. Ecco. E non l'orro pappa però la la la. Fa ridere perché Sio si bulla di queste cose. Fa ridere perché o fa ridere perché prendi questo. Credo fosse un laser mortale. E invece era un laser d'amore. Non sembrava particolarmente né d'amore né mortale. Ma Zorro, guarda qui. Era una papera che faceva il verso di una pistola. Bene. Dopo bene, esatto, cala il silenzio. E siamo già al 25esimo minuto e già soffriamo, ritorno. E già soffriamo. Ma sapete perché soffriamo? Diciamolo a tutti che ci abbiamo un'accetta nelle gambe. Un'accetta. D'altra parte è quello che va di moda oggi. E il pubblico avere accetta nelle gambe. Non si tira mai indietro quando c'è da essere... O non si indietra mai, mai. Esatto, viene dentro. No, scusate. aspettate. Allora, aspetta un attimo. Aspetta, che ci vuole una cosa appropriata. Ok, allora rifai quando sei pronto. Sì, un attimo solo. Vabbè, lo tempi morti, più. Come sempre, un grande cliché che si ripete da anni. Sbadilate di tempi morti solo sul... Beh, state zitti. Bene. Frenzy di rumorini ha cliccato a caso sul tastierino. Beh, io volevo cercare il... Scusate, ma non c'è qua, ce l'ho io sull'iPhone, eh? Prima non faceva freddo. No. Mi sbagliai. Sì. Sbagliasti. Voi vi sbagliaste. O sbagli astice. Perché, allora, diciamola tutti, gli astici sono della famiglia dei leonidi. E soprattutto i famigli dei leonidi sono un po' gelosi, e allora voi se vi presentate alla famiglia di un astice dicendo voglio la mano di sua figlia, un astice non ce l'ha una mano. Yep. Direi che c'è bisogno di una sigletta. Sì, di cosa... Oh, è c'è quello già, che penso. C'è no, già però un resoconto. Fantastico. Un feedback dai nostri ascoltatori che sono pronti e che lunedì mattina sono lì frementi nell'attesa. Ti sarei grato se tu non dicessi più la parola feedback, ma... Sigla! Lettere da leggere in di lettere! Era un mix fatto da DJ Bababa. Bababa, grazie DJ Bababa, e andiamo a leggere la prima email ricevuta questa mattina. Dal nostro speaker CNSL, che allora, non sa leggere. Cercherò di commettere pochi errori. Non hai posso assicurare sbagliato la totalità. No, della... ma non ci contiamo nemmeno, quindi vai tranquillo, Nick. L'oggetto è: iniziamo dalle basi per quel rotto in culo di Nick, per non parlare di Sio capelli da battona e Lorro bocca da pomponazzi. Vorrei aspetta aggiungere che capelli da è scritto tutto attaccato. Esatto. Forse ho intuito chi ci infatti scrive. Ho detto capelli da... Vabbè. Cari pubi, era siccome... Era il fratello di Leoni da capelli da. Bravo. Vai avanti, Nick. Cari pubi, siccome Nick si fotte sempre la suspense dei miei componimenti, pensavo di aiutarlo con una serie di piccoli esercizi, uno ogni puntata. Bene, Nick, iniziamo il corso. Innanzitutto, non devi preoccuparti, la dislessia è completamente curabile. Il primo passo non è vergognarsene e farsi aiutare da chi ti sta vicino. Ah, e invece il primo passo è non vergognarsene. E uno! Quindi insieme ai ragazzi del pub svolgi con calma questo esercizio. A come ananas, B come banana, C come cenerentola. Più piano. A come ananas, no, ma B non da come capo, banana, C come cenerentola, D come Dumbo. Per ora basta, non devi sforzarti. Saluto tutti, un bacio, Andrea. Andrea, beh, che è l'insegnante di lettere dei bambini stupidi. Ricordiamo, e nonché aiutante di sostegno di Nick. Esatto, l'insegnante di sostegno. E chi sono i bambini stupidi? Comunque, grazie. Quindi direi che Nick, insomma, le porte dell'alfabeto si spalancano innanzi a te. Hai visto? Entro una quindicina di puntate sarai in grado di articolare un discorso. E potrete finalmente liberarmi. Ma... e mettermi nelle strade. Aprire i cancelli e via, vai, sei libero, non guardare indietro. Purtroppo essendo stato cresciuto allo stato... sai, in cattività, mobile, dopo una settimana. Comunque, le porte dell'alfabeto si aprono davanti a te o le alfa del porte beto si innalzano davanti tata? Secondo me la prima che avevo detto io. Sì, però... era un attimo più corretta. Volevo solo vedere se eravate. Ma d'altronde sono dislessico. Canzone! Era canzone, quello che volevo dire. Canzone. Canzone, mi prendete sempre in contropiede. In contropampo. Contropiede. Questa puntata, perché... quindi immagino che sceglierete ancora voi. Sì. Oh beh, ho l'ultima canzone che ho preparato io, dopo farete bene a prepararne qualcuna, perché sennò... Sì, sì, le facciamo dopo Michael... No, come si dice? Michael Christina Aguilera Simpson. Bene, vai. Allora vai con la canzone. Questa è Good Time di Leroy, che è una canzone che è cantata con sì, le okay, canzoni. Sì, ok, dai, taglio a corto, uffa, che palle, manda sta canzone. Roller Coasters.
Holy roller, I got shot down in Southern California. All along you never loved me, yeah, until the day that you shot me off. And now when it's over, I hope that you find what you nothing I can do about it. Spending money never matter, no, as long as daddy paid the damage, yeah. And now that you're living on the hill, I hope that your social life doesn't get you killed. Now are you having a good time? Non parlate fino a che non vi dico via. Ma li hai accesi? Uno, due, tre. Via. Scherzo, non li ho ancora accesi. Ora stanno tutti. Oh, cosa staranno? Oh no. Bentornati su Il Pube in Primo Piano. Esatto, Lorro che esordisce con allegria e Sio che esordisce con stupideria. Stupideria è una parola molto vera e che ti fa molto male al cuore. Ma lo sapete che cuore i cracker per hanno più di 200 anni? I cracker? Sì, sì? E che all'inizio si chiamavano biscotti d'acqua. Beh, fa ridere perché è vero. Nascono nel Massachusetts. Sì, biscotti d'acqua. Ma sai che... che schifo, non voglio mai più mangiare dei crackers. Poi sono vecchi. Erano distribuiti come gallette durante la guerra di secessione. Mmm, che culo. Avrei proprio voglia di un pollo, tieni dei biscotti d'acqua. Esatto. Era come tenevano alte luci. Dai, settimane che non mangio e non bevo biscotti d'acqua. E poi è bello perché una volta li usavano per dissetare le persone, poi hanno capito che facevano venire sete. Esatto. E allora li continuano a usare per dissetare. E la cosa divertente è che con i cracker ci fai anche la mock apple pie, cioè praticamente la apple pie presa per il culo. È fatta in effetti con i cracker. E fa schifo e la gente muore se la mangia, per favore. È tipico dolce statunitense. Che schifo. E beh, perché ricordiamo, ragazzi... Ah, ok, aspetta un attimo. Ricordiamo che gli americani non sanno cucinare. E soprattutto l'altro giorno mi hanno regalato un biscotto e sapeva di cracker. Anche esatto. Comunque salutiamo tutti gli statunitensi che ci ascoltano. Esatto, e oltre che gli statunitensi, salutiamo persone che oggi cioè, hanno una ricorrenza speciale, no? Una sigla. Compleanni, 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 compleanni. Compleanni!
fategli male. Cioè, è fastidiosissimo, mio Dio. Comunque, no, non è nato oggi Gesù, come ben sapete, è nato quando era la scorsa puntata. Insomma, 27 ottobre. Bamba. E no, praticamente oggi c'è una persona molto speciale che ci aveva chiesto, esatto, di ricevere gli auguri in diretta. E noi, esatto, chiaramente non abbiamo... possiamo deludere le aspettative di un nostro ascoltatore. E quindi salutiamo con calorosissimo affetto tutte le persone nate il 20 aprile, tra cui Maometto, Adolf Hitler, Philippe Pinel, Luigi Negrelli, Napoleone III di Francia, Luigi di Canossa, Filippo De Filippi, Dina Craig e... boh, penso che non dovrei ne dimenticarmi nessuno. No, no, non, non penso. Cioè, nel caso... no, sì, il più importante, Torakusu Yamaha. Ah, beh, aspetta. Giusto. No, c'è da dire che... a dire la verità, di anche Napoleone III di Francia. No, l'ho detto prima. L'hai detto, sì, davvero? Certo. Sì. No, più che altro... c'è un tizio che si chiama April March, che compie gli anni il 20 aprile. Ok, comunque, beh, abbiamo fatto dire, sì, gli auguri alle persone. Esatto, che... nel caso qualcuno avesse... cioè, se uno di questi si fosse... avesse delle lamentele da porre, tipo Adolf Hitler, l'ho visto che ci ha appena mandato una mail. Però dice, se qualcuno avesse qualcosa... non ha niente da fare tutto il giorno, quindi... cioè, boh, è lì, si gira i pollici. No, e il pub in primo piano, che ho c'è la radicafoscari.it, nel caso qualcuno non fosse stato ricordato, cioè... non penso. Fatecelo sapere. Esatto. Ah, ma c'era anche Carmen Electra. Soprattutto c'è Mario Camus, Mike Blair, Cario Biaggi, ragazzi, Paolo Barilla. Antonio Paolo Barilla, 20 aprile del 61. E non, beh, c'entra niente. Notevole, ah, sì, una gran giornata, direi. Va bene, allora io direi che possiamo anche passare al nostro ospite. Ospite, che esatto, è lì che freme, sì, nell'attesa. Sì, sì, assolutamente. Lo vedi che... è freme o ha un attacco di epilessia? Esatto. Entrambe le cose. Molto probabile epilessia. Ma per fortuna abbiamo un carrello di pronta emergenza. Non è vero, non ce l'abbiamo. Sono solo... abbiamo un carrello di provviste, se mai lui ho mangiato. Io quindi vi saluto ancora per il momento e passo la parola al professor Buongiorno. Buonasera. Ah, giusto, è diventato simpatico. Fa molto ridere. Parli con voce ferma e convinta, la prego, professore, allora, buonasera, giorno. Fermo, fermissimo. No, allora, ci spieghi, lei è qui in qualità di presente di nuovo di cosa? Sono, non l'ho ricordato prima? No, a dire la verità. Lo ricordiamolo subito, allora. Certo. Sono il presidente del consorzio Salviamo il Voi. Il Voi è un animale? No, il voi è una particella, come noi tutti sappiamo, che atomica. Non è più, è una particella particolare, che non è mai più usata come un tempo a causa del lei. Perché hanno scoperto le particelle subatomiche. È una donna. Hanno scoperto il lei, è sempre una donna. Colpa di una donna. Esatto, immaginavo, cioè ci si mettono in mezzo e sono vedi un disastro. Nick capisce sempre subito, quando donne. Arriva una lei, il voi va via. Già, donne, se non ci fossero il mondo sarebbe messo senza donne, insomma. Esatto, sì. Bene, grazie professor Buongiorno della sua opinione che io ho riportato. Cioè, esatto, è, fedelmente. È scritta qui sul suo libro Buongiorno. Ma ti prego. Al voi. Bravissimo. Sì, lasciamolo parlare. Ha una missione da compiere, noi siamo qui per dare voce. Io sono qui a rispondere alle domande che avete da farmi sul voi, il lei e il perché. Lessie era Lessie. Un telefilm molto simpatico, dal cane peloso, che noi tutti ci ricordiamo. Esatto. Ma che salvava Lessie, non mi ricordo se alla fine è tornato a casa oppure no. No, ma penso sia morto sotto tipo un'auto l'ultima puntata. Non l'avevo saputo. Sì, che cioè, avevano costruito un'autostrada davanti alla fattoria dei Brown, per dire che erano i fantasmagorici padroni. I Brown sono dei bastardi. Esatto, sì, sì, sì. Okay, sono delle merde. Ma penso stiamo uscendo un attimo dal stiamo discorso. Uscendo un attimo della... che il mio consorzio mi richiama. Esatto, ma sapete cosa era Lessi comunque? Il passatore remoto del verbo cuocere, esatto. Bene. Allora, io inizierei con un questionario, io le farò delle domande a scelta multipla e lei potrà rispondere vero, falso, A, B, C, D. Dal risultato Vincente, cosa capisco? Dal risultato capiamo di che segno è e cosa avrà in amore nei prossimi 50 anni. Esatto. Che culo. Non si dice che in radio. Mi può dire solo culo come esclamazione. Scusateci per il professor Buongiorno che... culo! Perché sono emozionato di averti qui, cioè capisci? La ringrazio, culo. Di avervi qui. Adesso iniziamo a questa prassi del voi. Vedo che Nick capisce subito e colpisce subito il punto della situazione. Tu hai proprio ragione. Lei ha proprio ragione. No. Esso ha proprio... voi. Io? Lessi ha proprio ragione. È molto più semplice perché ognuno di noi, dentro di noi, abbiamo tantissime voi. Sfaccettature e tanti... bravissimo.
voi. Io non sono così bravo come il Nick qua, no, di fianco. Tu parli sempre al tu. Se sì, perché tu sei più bravo. Se parlate al voi, riesci a ricoprire più aspetti di una persona. Ma io non sono capace, tu sei più bravo. Vedi, così è sempre chiudere. Sei una persona limitata, sì. Ma... Ascendi, lo si può tagliare dal microfono, lo si può tagliare. Sì, ma posso tagliare in un arto. Procediamo con il botta e risposta che i nostri ascoltatori tanto attendono. È vero. Ok. Vai, botta risposta. Bestia. Vero o falso? Allora, questionare la scelta multipla. Lei può rispondere A, B, C, D. Perfetto. Oppure una risposta che lei potrebbe decidere e che potrebbe cambiare le sorti dell'intera sorte dell'umanità. La Y. D'accordo? La Y. No, 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 ma proprio una risposta articolata come può decidere lei. D'accordo? Allora, la prima domanda che è, abbiamo compilato questo questionario intanto, una piccola premessa, i generi vengono suggeriti dal pubblico, questo era un gabbiano, pornografia, gabbiano, ma guarda te, ma... insomma i gabbiani qui sono veramente, veramente rompicoglioni, non si può questionario, dire. Dicevamo, questionario, l'abbiamo compilato appunto per la sua specialità, che è il voi. Bravissimo. Dunque, Eleonora Fonseca Pimentel è un'eroina A della Rivoluzione Americana, B della Rivoluzione Francese, C della Repubblica Partenopea, D è una particella subatomica e non lo so, nessuna delle precedenti. Scelgo la Y, perché in questo caso la risposta giusta è eroina pura. Vedo che non cade assolutamente nel non tranello. Me la fa, non me la fa proprio. Sono pronto, ho studiato. Ha proprio studiato il suo voi libro. Voi vedo che avete studiato. Libro professore. È vero. Libro edito da Libreria Editore, che si chiama Il Libro, di Michael Editore. Michael Editore, che è il nome dell'editore. Ok. Prossima domanda. Ci mancherebbe. La filatelia si interessa A, di me, B, di te, C, di voi, di voi. Questa è una domanda trabocchetto. Infatti, vorrei vedere proprio come la affronta. Allora, ci sono due scuole di pensiero. La prima vuole un voi solo, la seconda ne vuole due. Poi speriamo che un giorno non salti fuori una terza scuola di pensiero, perché non vorrebbe nessun voi. Grazie della risposta. Ci mancherà. Ha evitato abilmente di rispondere. Quindi abbiamo una congruenza di risposte. La C e la D erano equivalenti, equipollenti. Ho sbagliato a non dirmi niente, Lorro. Devi dire che quali parole non devi usare. Il voi. Le parole più grandi di due sillabe. Comunque passiamo alla prossima congiunzione domanda. Allora, che cosa è esistito dal 1961 al 1989, a parte giovedì 7 aprile del 1962? A, il comunismo. B, il muro di Berlino. D, il proibizionismo. C, un gabbiano che dice tette. Questa la so. È la Y. Lo sono sapevo. Le tette che dicono il gabbiano. Esatto. Il primo caso mondiale di tette parlanti. No, io ragazzi, bravo. Mi commuovo ogni tutti volta. Lo ricordiamo quando... come ancora fosse oggi. Già, la pecora Dolly, una, e le tette parlanti. Cioè, esatto. le dicono scoperte... gabbiano. E il muro di marzapane. Chiaro. Gabbiano è difficile. Le due scoperte scientifiche che conoscono tutti. Bravo. Bene. Tra Deep Blue, che conosce solo Lore. Va bene, comunque sia. Alla qui prossima domanda. Siamo qua. Il flashback lo puoi trovare A, in un film, B, nell'eroina pura. Bravo. C, in tutti voi. D, in tutti voi. Mi spiace, anche qui è sempre la Y. Il flashback lo puoi trovare anche nella macchina fotografica quando poi ti torna indietro la luce. Come possiamo ricordare nella famosa macchina fotografica. Uno studia. Macchina fotografica boomerang. Sì, no. Che torna indietro. Inventata oppure in Australia. Quando trovi soggetti armati di specchi. Riflessi. Butti le parole nei cessi. Allora, andiamo avanti con l'ultima domanda. Esatto, ultima domanda. In che anno avviene la firma dei patti lateranensi? Della psicologia, del Nuovo Testamento, sinottici, 1922, voi, Tevere. Che lettera era voi? Quella. Ah, ok. Grazie, ringraziamo calorosamente il nostro grazie professor. Grazie a voi buongiorno. E
Tigre. Grazie. Allora, riprendo un attimo la parola intanto per ringraziare anch'io il caro professore che è stato qua a deliziarsi lui da solo e deliziare noi con la sua infinita cultura. E niente, direi di passare oltre, ma di non dimenticare queste sagge parole e di meditarci sopra, prendere come spunto di riflessione per questo lunedì mattina. La stamperemo direttamente su della carta igienica e ve la faremo avere. Aspetta, di cos'è che stavo parlando? Di... Boh, non lo so, chi di... se ne frega, andiamo oltre. Parliamo di immigranti. Parliamo di immigranti. Sì, e lasciamo la parola ai Led Zeppelin. Mi sembra un'ottima introduzione per una canzone. Mettiamo i Lionel Skinner, The Needle and the Spoon. E vai con gli Skinner. Sei una brutta persona, zio. Teniamoci al ritmo della dance dei Lionel Skinner. DJ del Tennessee e di quegli stati lì. Stati lì è un altro stato che confina col Tennessee. Esatto. Bentornati, che ragazzi. Vuole il plurale maiestatis, ricordiamolo. Bentornati sul pub in primo piano. Solo su Radio Capo'Scari. Punto su. Su. Punto su. E quindi. Pare che
ci possiamo... sì, scusate, mi è venuta di impeto. Pare che ci possiamo di nuovo deliziare con la nostra rubrica più frequente e amata dagli ascoltatori. Fai da te! Questa volta non ce l'abbiamo, mi spiace. Ma io la volevo! Ok, un magari ci pensiamo... solo. Adesso non rompere le palle, ci penseremo dopo. Faccio piuttosto la sigla? Esatto, vai con la sigla, sì. Fai da... Uffa... 1, 2, 3. Ok, forse potremmo lettere da Lazzarin di lettere. E questa... nel frattempo è aperta la mozione licenziamo CEO dal mondo. Esatto. Io sono favorevole. Ok, fatta, perché sei il sindaco. No, e diciamo che questa mail ci è giunta dall'egregio Fabio Di Martino. Ricordiamo fa ridere perché esatto, ricordiamo il suo nome. È conosciuto da tutti come Brutal. Teresa De Sio. Brutal De Sio? Non era Teresa così? Brutal De Sio. Ah, infatti. È un titolo nobiliare. Brutal De Sio della Fuerte. Della Fuerte. E il titolo è Tre coglioni e un pene. Ma vergognatevi, ormai per essere ospiti del pub bisogna vivere in casa dei conduttori. Tipico caso di democrazia italiana. Meritocrazia. Bravo. Non sai il meritocrazia, di cosa stai parlando? Noi siamo una dittatura non democratica. Tu tra l'altro ti immaginavi che io avrei sbagliato su quella parola? No. Perché appena ho detto meritocrazia sei uscito su... Comunque, perché sento le parole quando caso le dici, di meritocrazia italiana. Comunque. Ehi, non è finita. Ricordiamo... Non è finita, stai zitto. Appena iniziato. Ma che palle, che lunghe sono. Comunque, dite al mastro di parlarvi della sua collezione di uova. È imbarazzante. Quella che tiene nell'albume. Ci vediamo stasera per lo spritz, recchionazzo. Bye Brutalizer. Allora, solo due cose. A, i nostri ascoltatori non hanno ancora capito che questo programma non è una bacheca pubblica dove darsi appuntamento la sera. Comunque ci vediamo dopo in campo, ciao Brutal. E, in secondo luogo... No, vai. Quando finirai. E in secondo luogo, non mi ricordo più, quindi vai... Cosa volevi dire, Nick? Ah, volevo dire soltanto che è arrivata un'altra email importante, il cui oggetto è no subject, quindi cioè capiamo già... Mi è venuto in mente, volevo ricordare anche al Brutal che non abbiamo mai preteso di essere una democrazia, e esatto. Quindi sì, se volete avere un ruolo di rilievo nella vita dovete vivere con i conduttori del Pube in primo piano, quindi tutti a vivere con il Pube in primo piano, solo a il Pube in primo piano, il Pube in primo piano, il Pube in primo piano. Lettere da leggere in di lettere 2. Hai sputato una quantità indicibile sul pop filter. Chiama cacchino. Allora, l'email ci arriva da Enrico Cristiani, che dice: care teste di Pube, ma è mai possibile? Mi ha chiamato il povero Massimo D'Alema. Era incazzato nero. E toglimi l'email da davanti, bravissimo. Lui e Marco Aurelio hanno aspettato tutto l'anno, ogni lunedì incollati al computer per beccarsi la dedica. E ve li siete dimenticati alla grande. Ho capito. Oddio, mi è venuto in mente adesso per la mail di Enrico Giovanni. Sì, Enrico Giovanni. No, è vero, ci siamo dimenticati la dedica più importante. Oggi, tra le persone che abbiamo citato prima, non abbiamo citato il più importante, Enrico Prampolini, pittore e scultore italiano, nato nel 1950, morto nel 1956. Quindi, chiediamo scusa ai nostri ascoltatori. Enrico, perdonaci. Facciamo grandissimi auguri a Enrico Prampolini. Effettivamente sì. Diciamo che, se posso finire un attimo. Certo, scusami. E lui dice, giustamente, sono stati tutti noi incollati al computer per beccarsi la dedica e ve li siete dimenticati alla grande. Chissà come se la starà ridendo, di gusto il vecchio Adolf. Parlando d'altro, fate schifo, ed è per questo che ho presentato, insieme ad Alema, incazzatissimo, una petizione al Parlamento Europeo per farvi chiudere bottega. È finita la pacchia. PS, Nick, cerca di tenerti su un piano lessicale che ti si confà. Noi non approviamo... il fatto che io devo stare su un piano lessicale che mi si confà, grazie. Fa ridere perché A, abbiamo subito corretto l'errore citando la persona che avevamo dimenticato, e B, l'ascoltatore che ci ha appena scritto con questo tono di arroganza, ricordiamo che è uno studente in Erasmus e che quindi dovrebbe mantenere un profilo più basso. Esatto. Ma lo salutiamo comunque calorosamente e gli diamo ciao Enrico, ricordati di fare gli auguri appunto a Enrico Prampolini. Esatto. Culo. Sarebbe pittore scultore italiano, culo. Nato nel 1894 e morto nel 1956. Perché esatto, sfatiamo questo mito, si può fare gli auguri anche a persone che non sono più in vita. No, e poi soprattutto anche perché Prampolini comunque
compleanno. Un'eminenza nel suo grigia campo, per non dire arancione. Fu allievo di Duilio Cambelotti. Esatto. Di lui? Sì. Del Lulli? Esatto, all'Accademia delle Belle Arti Lulli. Di Roma. Ma porca, e chi se lo sarebbe mai immaginata? Ma poi tutte le volte che l'abbiamo vista non ce l'ha mai detto. Esatto. Ma soprattutto poi, cioè, ricordiamo le avanguardie europee più importanti come il dadaismo, la Bauhaus, il futurismo, ad esempio. Il De Stijl? Sì. A parte che lo conosco. Scusa, ma non c'è anche il futurismo in tutto questo? Non c'è anche il futurismo? Perché il primo piano è un programma futurista. Guarda, ciao ragazzi, scenografie per il film di ispirazione futurista Thais di Anton Giulio Bragaglia. No. Va bene, ma parliamo davvero quello di cui interessa ai telespettatori. Gli Euclacedoros. Eucladoceros. Ok, stando vicino a Nick. E Nick che esulta perché ha letto correttamente una cosa. Un applauso a Nick, direi. Sempre si riesce a trovarlo, chiaramente. Ah, okay, no, un applauso vero. Un applauso old vero. Old school. Se lo sta facendo da solo. Un applauso era la birra con tumore, scusa. Sì, birra. Solo sul puma in primo piano. Bene. Comunque, l'Eucladaceratab. L'Eucladocero. Noto anche come Cialaclidobdab. È un genere di cervi preistorici vissuti nel Pliocene e nel Pleistocene in Europa. Cioè, ragazzi, mica noccioline. Anzi, noi cervi. Noccioline sono imparentate con i cervi preistorici. Le caratteristiche spettacolari di questo grande cervo erano le corna. Enormi, ampie fino a 1,70 m. Erano estremamente ramificate. Da qui i nomi terrone. Cosa? Ovvero corna ben ramificate. Policladus. Ecco perché il tuo secondo nome è stupido. Esatto. No. Comunque è molto bello perché Luca D'Agero vagava per la specie più valdarno di l'attuale alce di 250. Ragazzi, ragazzi, però basta, ci stiamo allargando troppo. Anche cioè, serietà perché... innanzitutto. No, esatto, serietà innanzitutto. Parliamone. Fa ridere perché odiamo Sio, ma questo solo pochi ascoltatori lo capiranno. Comunque, noi oggi facciamo tanto come al solito, ci concediamo chiaramente di ridere e scherzare, ma ricordiamo che anche oggi nel mondo comunque ci sono delle persone che stanno facendo delle cose e degli eventi stanno succedendo, quindi per piacere diamoci un taglio. Esatto, ci sono eventi che eventi cadono... che succedono solo su Radio Capo-Oscari. Hai detto sul mondo, dunque non sono solo su Radio Capo-Oscari. No, ma ne possiamo parlare solo viviamo nel mondo, viviamo sul mondo, cioè se fossimo dentro saremmo fusi. Viviamo sul mondo! Una canzone nota di Vasco Blu. Fa ridere perché è vero. Fa ridere perché Vasco ha la pelle color blu. Ragazzi, io direi mandiamo l'ultima canzone. Perché oggi abbiamo dato pochissime canzoni. Esatto, vero, possiamo finalmente parlare di una canzone che parla di amore? Eh? Possiamo mandarla? Va bene. Cos'è? Mandiamo Sodomia, portami via. La tua canzone preferita. L'hanno messa anche al tuo matrimonio, Nick. Lo sappiamo tutti. Esatto. Allora, quella dell'oscurità, che l'amore è solo una sensazione. Sì. Cosa? Muoviti. Uffa.
Ringraziamo Cristina D'Avena per la canzone che abbiamo appena sentito e Sio per averla inzuppata di rumori esatto. buffi come al solito. Fa ridere perché i nostri fedeli ascoltatori hanno subito notato la differenza. Posso farla uguale? Effettivamente l'hai fatto uguale a voce. No, ok, non okay, mi è no, meglio prima. Fai un cane? Abbaia. Abbaia di più. Dicevi Nick, ignoralo, è l'unico modo per farlo stare zitto. Esatto. No, non è vero, sai benissimo che inizierà a fare... Che palle. Suoni di circostanza. No, stavo dicendo che è bello vedere che i nostri ascoltatori si lamentano subito delle, delle malefatte di Sia. Siete ascoltatori attenti, bravi, vi meritate una spilletta della Lega Nord! Esatto. O della Mega Morte! Spillette della Mega Morte sono sui pubi in primo piano. Le puccettose Mega spillette. Muori! Ciao mamma, oggi mi sono svegliato con la Mega Morte! Evviva le spillette della Mega Morte! Ci avrete tutti a casa una spilletta della Mega Morte. E comunque morte, ricordiamo che le vere spillette ufficiali del pube sono quelle spillette della Lega Nord! No. Sono delle spillette da pube, fanno malissimo, ma renderanno il vostro pube assolutamente veramente padano. È esatto. Vero, come mai nella vita? Ma stiamo clippando come degli animali, è una mia impressione. Oggi sì, ma non sì, perché sono io che appena rido faccio sì, no, e poi a dire Mega Morte ogni volta. Bene, molto ridere, componiamoci, era... componiamoci. Sì, 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 componiamoci come disse quella melodia l'altro giorno. Sì, oh, anche la nonna di Beethoven. Scusa, ho detto nonna. Dire nonna di Beethoven ha detto componiamoci. Facezie. Andiamo al Polo Nord. Vabbè. E... È un medicinale, leggi attentamente il filtro estrattivo, leggi attentamente il... Outman Tang Inc. 20%. Leggi attentamente 20%. Il filtro estrattivo, non fallo leggere a Nick perché sennò sbaglio tutto. Esatto. Relazione orientamento. Adesso bene, mi metterò a leggere tutto quello che mi passa sotto gli occhi. No, allora, proseguiamo. Cosa? Il nostro ospite. Sì. Che è ancora qui con noi, che ci guarda. Certo, certo. Esatto, non vogliamo fargli fare un saluto. Di lacrime, esatto. Gli passo il microfono per i saluti, insomma, prima che si congedi da noi. Ma congedi nel senso... Non congedarci. Esatto, ma è una cosa sì, molto... Che c'è freddino, però non così tanto da congedarci. Ma... Allora... Approfitto dell'occasione per salutare tutti gli amici a bene, casa. Bene, finita la trasmissione, arrivederci e... Mi congedano. Prego, prego. Fermo ti congedi. Scusate, ma congedi intendevate in questo senso? Nick è escluso dalla radio e dalla vita per i prossimi 70 anni. No, prego. Se no, era bello. Sentite! Era bello. Smetti di usare i tuoi fondi in vari modi. Basta. Allora, allora mi consit. Non ce li ho i sit. Oh, e comunque dopo i saluti no, ma salutiamo. Forse voleva fare un saluto. No, non vuole più dire niente. Ha salutato. Loro smettila di imbavagliarlo, così non respira più neanche dai pori. Arrivederci professor, buongiorno. Smash, aprite la finestra. Comunque, dopo aver ricevuto l'ultima delle arrivederci per nella prossima vita. Perché rido così? Lo mettiamo 200 volte a puntata. Comunque, a tema, appunto, dopo aver sentito le sue parole piene di saggezza, volevo solo ricordarvi che la strada statale 131 in diramazione centrale nuorese è una strada italiana che, diramandosi dalla strada statale 131 Carlo Felice, porta a Nuoro e Olbia. E ricordiamo che il 109 è il numero che viene dopo il 108 e prima del 110. Esatto, come numeri. Ci ha insegnato Wikipedia. Assolutamente. I numeri, se non li impariamo così, non li impariamo in nessun bene. Modo. Ora, visto che ci stanno cacciando fuori con accette sì, e sì, lame arroventate. Sì, di gente. Salutiamo la gente, cioè... Ciao gente. Ciao gente numero uno, numero due. Ricordiamo che quello dei tortellini, com'è che si chiama? Giovanni Rana. Giovanni Rana si moltiplica insieme ai suoi fratelli Lara Rana e... Voi Lana. Mario Rospo. Lui. Prego. Quindi direi che è il momento di congedarci anche noi. O di congedarci. Accomiatarci volevi dire, accomiatarci. Ho paura quando guardo negli occhi di Nick una certa voglia. No, non lo fare Nick. E quindi direi che è arrivato il momento di salutare e di darvi appuntamento. No, aspetta, a meno che se io non volesse. Io volevo dire una cosa. Dilla. Capra di frangente. Te ne prego. Bene. Ah, ok, bene. Sono a posto. Allora direi che vi diamo appuntamento al prossimo lunedì mattina, sempre alle 11, sempre su Radio Ca' Foscari. Esatto. Per una nuova puntata del Pube. E soprattutto saluti da me. E direi che allora alla fine della puntata possiamo anche fare gli auguri al nostro caro amico in Erasmus Adolf Hitler. Enrico, no, ma Enrico Cristiani. Enrico, auguri.
Auguri fra auguri. Auguri fratum. Oh fratum, auguri buon compleanno. Buon compleanno. Ok, finiamola e mettiamo su The Darkness. Sì, saluti. Ragazze, ci salutiamo su Darkness e al prossimo lunedì. Buona giornata, ascoltatori del Pube. E come dicono in Francia, Pube, Pube, Pube.